Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Credo sia un server con Trine. Con Trine, siamo in Trine, siamo in tre, in Trine, sono molto fortunato a dire queste cose. Siamo in tre, è una bellissima giornata, siamo tutti insieme, qui porco il cazzo. Dai, mi fate pena talmente tanto. Come dobbiamo fare qua? Ma capisco. Sono rinato ragazzi. Ok, allora io farò questa cosa, voi non dovete entrare rinato. Di qui. Ok. Sai che scherzone sarebbe stato se toglievi il... Comunque non mi sono presentato, ciao ragazzi, sono morto di nuovo e sono anche Furlo, cioè morto non è il mio nome, il nome è Furlo. Spostati che devo fare una cosa veramente... Furlo. Guarda, guarda, guarda quanto sono... Ragazzi che ci siamo tutti. Come al solito siamo su Trine 2 e sì. Ci piace molto e siamo in Trine, nel senso che c'è pure Furlo, l'avete sentito, lo sapete che facciamo Trine. Io gli metto fuoco. Grande ragazzi, questo sì che si chiama gioco di squadra. Andiamo. No, questo si chiama Trine. Sì, ma è un gioco di squadra, un po' come la pallavolo. Cose, prendiamo cose. Vieni qua. Che c'è appeso qui? C'è, non lo so. Cadaveri. Ah, penso che sia il mio sindacalista. Ah, gli vuoi tanto male. Bravo, uomo, sindacalista. Come al solito sono sempre io che rimango da solo, vedete? Ma è da solo e si prende qualcosa da dietro. Benvenuti. Qualcosa di lungo e scuro, è un'ombra però. Avete superato la prova. C'è Cher, oh. Solo la regina Rosa Bello. Un tempo ma governavo su questa terra. Renato Zero. È vero, è Renato Zero. Un po' più mascolino, ma è Renato Zero. Ci rivediamo dopo il filmato. Come al solito a noi della storia non ce ne frega un cazzo, quindi siamo saltati allegramente. E bentornati a Bosco Frusciante. Chi è Frusciante? Si chiama Bosco Frusciante, non ce ne frega niente della storia, ma almeno a leggere qualcosina. Ha suonato nei Red Hot Chili Peppers, se ricordo male. Sì, esatto. Io faccio gli scherzoni. Wood Frusciante. Oh, questa cosa si deve bucare. No, la voglio rompere io. Oh, c'è un... Prendi questo. La voglio rompere io. Tanto si sta battendo. C'è una battaglia epica di lato. Aia, ho preso in testa la mia creazione. No, fermo, l'acqua. Devo recuperare un po' d'acqua, altrimenti abbiamo perso l'acqua. Guardate no, che ne abbiamo quanta ne vuoi acqua. Ecco, spero che basti. No, non basti. Spero che basti. Scusa, mi spari un'altra freccia qui su? Arrivo subito. Ma adesso sì che ho il potere nelle frecce, prima non lo avevo. Ma forse lo puoi mettere. Ah, forse sì. Ok, guardate quanto è bella la mia acqua, vedi che sto annaffiando. Ora nascerà qualcosa. E non si tratta di un pulcino. Ah, Sinergo, senso di avere dei sentimenti per te. Forse è veramente nato qualcosa. Ed è una pianta brutta, però. C'è un albero qui, albero. Ma che serviva a fare quella cosa lì su? Non lo so, per probabilmente. Io pensavo rivalutazione del paesaggio. Ma in effetti è meglio così, eh. Io credo che dobbiamo fare qualche cosa, o ci sia qualche cosa qui su. Quindi è meglio che diamo uno sguardo. Io faccio body beating. Ah, ma forse c'è il... Oh! Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, sennò questo gameplay risulta un po' troppo... Ho preso un morto, vi serve un morto? Scusi, signor Furlo, faccia a pezzi. Vi serve un morto? Lo portiamo. No, grazie. Oh, aspetta, questo potrebbe... aspetta, ma io tutta questa parte me la ricordo. Tieni, è scomparso. Tieni, pianta. La pianta è molto cattiva da quello che mi ricordo. Ma no, Cristo. Ma è dolcissima. Sì, è molto dolce. Ups. Vabbè, grazie. Grazie a Furlo siamo passati. Ehi, ecco. Oh, questo sì che è lavoro di squadra. Ok, io blocco le cose. Qualcuno ha parlato di deflettere? Ok. Deflettere. Dai ragazzi. Una pianta scassata. Oh, merda, sto per morire. Quanto avere il doppio salto era molto utile. Allora, io penso che farò questa cosa. Bella furlaccio. Merda, mi hanno ammazzato. Mi hanno ammazzato. Oddio, mi hanno ammazzato. Sì, ma voi invece di... Oh. Perché non andate a picchiare la gente? Ho paura di quella palla che si muove. Porca Così inanimata, così cattiva. Fatemi rivivere. Ho bisogno di rivivere. Allora, aspetta, una persona normale. Con dei sentimenti vero. Sentimenti veri e un'umanità vera. Oh, ecco. No. Ok, guarda, poi posso spararvi addosso, sapete.
Hai già rotto il cazzo senza neanche che hai iniziato, guarda. Oh, merda, merda, merda! Mi ha mangiato la pianta! Bravo, molto bravo. No, fammi mangiare dalla pianta, almeno risalgo su, perché non ho voglia. La cosa buffa di mi ha mangiato la pianta era che o qualcuno... Mi rifate rivivere, per favore. Ah, ok. Ok, grazie mille. Comunque, mi ha mangiato la pianta. Poteva essere che o una pianta ti ha mangiato... Adesso ti faccio rivivere io, andiamo qua. Oppure che qualcuno è venuto in casa tua e ti ha mangiato tipo... i gerani. Mi ha mangiato la pianta! Ti ho mangiato la... L'italiano è una lingua divertente, ricca di significati. Vai, vai, pistate questo. Vai, uccidi. Ah, ah sì. Pensaci tu, tuo possente martello del destino, vai. Oh, qui c'è una cosa che bisogna rompere per farmi... No. Ci penso io. Ok, ok. Ecco come si butta l'acqua alle piante. Vedete? Oh, adesso crescerà rigogliosa e forte. Una piantarella. Annarella mia. Oh, ecco. Mi ricorda un po' i cartoni animati di Peppe, il simpatico, ecco, armadillo. L'unico che serviva qui non c'era. Ma questa piattaforma mi sta dando problemi. Ci proverò io con la mia forza e magia, forza magia. Ah. Guarda quanto spacca i maroni con quelle piattaforme. Vieni. Ok, non lo faccio più, dai. Mi più. Sento tanto tipo smettila di picchiarti da solo, smettila di picchiarti da solo. Dai. Oh. Oh. E che cosa hai risolto? Abbiamo rotto un sacco di... Oh, oh, puttana miseria. Non ho risolto niente. Io non so neanche dove sono, eccomi qua. È risolto alla milanese. Allora devi scendere. Io non scendo, ma manco... Irrisolto alla milanese. Io non ho capito dove sono. Sei qua sopra. Io ho un grave problema con le piante, credo di averlo. Allora, qui ci serve uno che si suicida per la patria. Sorry. Ma cazzo. Perfetto. Grazie per esserti suicidato. L'ho rotto. In realtà ho rotto la scatola mentre stavo attraversando. Scusa. And now? Scusa. Magari. Ah, forse devo soltanto togliergli dalla visuale la gente. No, non credo. Proviamo. Ok. Ecco qui. Però sta come un cane, no? Ho un po' paura. Un po' molta paura. No, no, non si... Grazie! Ci ho messo veramente tanto a fare quella cosa. Volevo uccidere la pianta. Un piccolo capolavoro della balistica, veramente. Il Roberto Saviano della balistica italiana. No! Mi sono sacrificato per la patria. Adesso? Adesso tocca a te. Adesso l'unico modo per fottere tutto è fare qualcosa di veramente stupido. Tipo cercare di saltare là sopra. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Provo a saltare là sopra. No. Dov'è posso resuscitarvi, ragazzi? Okay, allora... Ah, eccoci. Okay. No, cioè, era più vicino del previsto. Oh, perfetto. Torniamo all'attacco di quella pianta malefica e maleficante. Se non ci fosse stato Furlo, adesso Furlo sarebbe morto. Se non ci fossi, non ci sarai, giusto, ragazzi? Ma non è che serve far crescere semplicemente qualcosa? No, no, perché puzza questo coso? Mettimi una maledetta piattaforma. Porco il ca... Ah, ah. Oh, ma se mi fai creare un attimo per volta. Oh. Oh. Niente. Ok, adesso vado dall'altra parte, ragazzi. No, 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 no. Pianta di merda. Aspetta. Aspetta che provo a fare una cosa. Oh, oh. Forse dovremmo leggere. Avete visto anche voi? Dai, dai, via. Ma che cos'è che mi... Ah, ah, mi ha pizzicato questa puttana di merda. Che bel posto. Ci sono delle lucciole. Ci sono delle lucciole? C'è una cattedrale lì. Finalmente voi non sapete che cosa mi è successo la sera scorsa. Che è successo? Niente, ero nel buio, a un certo punto vedo delle luci, ero per strada comunque. E mi avvicino, pensavo fossero lampioni, invece erano delle prostitute. Le proverbiali lucciole per lanterne, ragazzi. Mi sono ammazzato. Questa era tristissima. Ti prego di non fare queste battute di bassissimo livello su questo canale che si attesta comunque in altissimi livelli. Per cortesia, che qua diciamo un sacco di cose brutte. Oh oh, oh oh, oh oh, oh merda, oh no, merda. Ah, bella. Vai, vai, rivivicici. Tauromachia, senza dubbio tauromachia. Vai. Come al solito io mi ritrovo. Oh, questa ruota si deve girare. Oh. Ecco, e adesso sì che è proprio... Oh, qua sotto c'è qualcosa, rompi, rompi. Oh, molto bene. Andiamo a vedere che cosa c'è qui sotto. Corco il mazzo.
Oh 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 oh. C'è un forziere, il mio forziere. Dai, muori. Ho scoperto io il forziere. Sto prendendo il forziere. Yeah, ho scoperto un brosco frusciante. Adoro i forzieri. Mia sorella è un'idiota, ispida come una carota, ma tutti la amano e già Regina la chiama. Ispida come una carota. Ispida come una carota. Non vedo l'ora di riutilizzarla. Sei ispida come una carota. Arcaccia di quella. Non attenti ragazzi, perché ci sono un sacco di fiammelle. Le vai, sali, sali. Dove? Su, destra. Abbi fede. No. No. Non era pronto nell'arco del deflector. Non so cosa si faccia qui. Forse. Non ho capito come sono riuscito. Ecco qua. Io direi di tornare su, perché tanto qua non ci sarà di sicuro nulla io per cui valga la pena morire. Spero soltanto che non ci siano persone contundenti. Ho avuto fede e tu mi hai dato la morte. Tu mi hai dato la morte. Aspetta, dov'è il coso per reviviscere la gente? No, no, basta che sali oltre il ponte e tutto torna a posto. Il problema è che ce lo salire. Il suffitto passa del ponte. Che canzone è? Ah, è una canzone di Georges Brassens. Dice basta attraversare il ponte. C'è la vita, la tavola ronda. Se bene queste canzoni. Non ce la farò mai a salire qui sopra, sappiatelo. Un gameplay cantando canzoni francesi. Merda. Ma lo stiamo già facendo, ragazzi, è fantastico. Però i nostri amici sono felicissimi che abbiamo smesso subito di questo. Oh, c'è una palla più luminescente, penso di farvi riviscere qui. Oh, che ottima idea. Però se ti ammazzi prima tu è ok. Oh, aspetta. Non mi dovete abbassare le piante. Ok, ci sono. Ok. Sì. C'è un problema allora. Oh, io potevo salire. Vai, allora vi faccio salire. Vai, una a una. Oh. Ce la fai? Ok. Salvati almeno tu. Vai, rivai su. Questa è abbastanza tosta. Oppa. Oh. E io mo che cazzo faccio? Scusatemi, Adesso fai questo. No, secondo me. Mi devo sempre ingegnare per i cazzi miei qua. Questa è una cosa che veramente fa cagare. Dai, 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 mago di merda. Secondo me, ecco, non mi rompere, bravo. I coglioni. Aspetta, vado io col martello, secondo me. Aspetta, fermo. Porca madosca. La. O come dare fastidio alla gente, a livello 9000. Levati dal cazzo. Porca miseria. Oh, me lo fa. Oh, ok, ragazzi, scusa. Oh, merda. Mostruose, chiudi gli occhi e fai finta che siano giacinti. Cosa? Le piante. Oh. Vai, ti faccio saltare io. No, non farlo. Salta, salta. Oh. Wow. Merda. Wow. Ok, abbiamo perso le braccia di Thanatos. Sono morto un po', però ho capito come si deve fare. Allora, si deve fare. Io voglio raccogliere quella pallina luminosa. Ops. Perché io sono rimasto sempre sopra? Ragazzi, penso che questa sia stata una grande cazzata. Oh. Vai, vattene che mi sta masticando. Mentre mastica, vai. Oh, no. Scappa, furlo. Bravo. Bravo, furlo. Ok. Ragazzi, siamo arrivati in una. Oh, merda. Prendi questo. Avreste bisogno di una mano, ma purtroppo. No, guarda, basta mettere a mangiare le piante. Scusa, devo passare. Si sono ammazzati da soli. Tieni, niente, faccio rivivere. Aspetta, abbiamo bisogno di un cadavere, fermo. Ok, ci siete? Ci siete? Sì, passiamo. Sì. Vai, dagliela. Dai. Là, andiamo. Oh, no! Tieni. Brutto animale, orribile. No! Cazzo! Ha preso te. Ha preso me e non te. Giustamente tu sei pieno di latta, ha detto. Ok, ragazzi, io credo che questo possa finire qui. Questo gameplay, molto gameplay. Io invece credo che debba proprio. Ok, alla prossima.